una giornata importantissima, è la seconda al Cremona Circuit per quanto riguarda la classe 300 Supersport. Abbiamo il pole man Mattia Sorrenti, che è reduce da 1-0 in quel di Varano, una caduta rovinosa che gli ha impedito di fare punta. Allora a questo punto dovrà sfidare la sorte, provare a vincere questa gara per rimettersi in ballo. Al suo fianco Super Davide Bollani con 1.43406 e per la prima fila Giacomo Zannoni. Sarà una gara importantissima, interessantissima, come sempre per quanto riguarda la 300 Supersport, al meglio dei 10 giri, 3700 metri di percorrenza al Cremona Circuit. Non è una giornata con un caldo rovente, ma la temperatura è importante. A tra poco! Prima del pronti via con Andrea Longo, qualifiche alla tua prima Cremona andate abbastanza bene? Sì, siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto finora, abbiamo centrato la terza fila, anche se si poteva far meglio, ma siamo contenti lo stesso. La gara sarà di stare in gruppo sicuramente e ci divertiremo e speriamo di fare il meglio. Manuel Puzzo, è la tua prima a Cremona per questa 300 2023. Le qualifiche sono andate così, ma è la gara che poi racconta come è andato il weekend. Sì, la gara che conta. Adesso partiamo sedicesimi, quindi partiamo da una discreta posizione. Vedremo di partire al meglio possibile, perché siamo veramente numerosi e la prima curva è quella decisiva praticamente. È la tua prima a Cremona, una pista difficile, con un gruppo di 300 che battaglia all'ultimo sangue. Sì, sarà una gara diciamo abbastanza difficile. Ho fatto una discreta qualifica e cercherò di fare il massimo. Davide Bollani non ha nessuno davanti a sé, quindi è nella posizione migliore per affrontare la prima curva, ma sai che sarà bagarre. Assolutamente, sarà una gara come al solito combattutissima e piena di sorpassi e speriamo di concluderla al meglio, dai. Dopo le interviste a cura del nostro Bruno Sandrini, si stanno andando ad incastrare ai nastri di partenza i piloti della 300 Supersport. È chiaramente una delle classi più competitive, una di quelle che crea più spettacolo e che regala più emozioni. Lo ripeto, il poleman è Mattia Sorrenti, che ha stampato un 1.42.6 al suo fianco Davide Bollani, 8 decimi più lento, però pronto a battagliare. Non ci sono mai state gare dove qualcuno è scappato via. L'inquadratura dall'alto con Sorrenti concentratissimo a fianco Bollani e poi Zannoni, Cervioni, Sale e Morri a chiudere la seconda fila, via via tutti quanti gli altri piloti, tutto pronto per la partenza, scatto di semafori, tra poco si parte, via partiti, grande partenza da parte di Bollani che prova subito a incastrare, impelagare Mattia Sorrenti, ci riesce Sorrenti che gira largo, addirittura si trova in terza posizione, accompagnato, tallonato, iper scrutato da Giacomo Zannoni che si è detto fiducioso in vista di questa gara. Giacomo Zannoni che l'anno scorso cercò in tutte le maniere di strappare il titolo a proprio Mattia Sorrenti. I primi tre sono Bollani, Sorrenti e anzi Bollani, Zannoni e Sorrenti, poi alle spalle nelle retrovie si saranno andando a incasellare tutti gli altri piloti pronti a battagliare anche per la quarta posizione. Lo sappiamo che di solito in 300 Supersport non c'è qualcuno che se ne va e che scappa. Inquadratura per Manuel Puzzo, un rientro importante dopo tanto tempo, dopo un lungo stop durato un anno, si è detto molto emozionato, pronto e carico, senza grandi aspettative ma con tanta voglia di fare. Lì davanti Bollani incute il ritmo, cerca di scappare relativamente, anche perché ha un decimo e mezzo da Zannoni, che ha una curvatura un po' diversa ad esempio rispetto a Sorrenti, che si trova già ad inseguire Sorrenti. Mattia che combatte duello anche col fratellino Andrea, l'abbiamo visto impelagato nel retrovie in 14ª posizione, mentre Bollani prova ad andare via. Ci troviamo tra poco sul contro rettilineo, prima del rettilineo finale ho visto prima quasi un'escursione nella terra da parte di un pilota là in fondo con un Kawasaki, ma non è successo niente, sono tutti quanti incastrati e impilati. Occhio perché nel gioco delle scie potrebbe succedere di tutto. Longo che partiva da una buonissima nona posizione cerca di scavalcare il diretto contendente, probabilmente ci riesce effettuando un buon sorpasso. Andiamo ancora, le immagini sono lì davanti con Bollani che tra poco chiude il primo giro in testa a tutti, non chiaramente con un vantaggio importante. Mamma Zannoni, mamma mia, gli si fa vicino, gli si fa arcuato, gli si fa arcigno alle spalle, viene chiuso il primo giro
Intercetto Super Sport è Bollani, Zannoni, Sorrenti lì davanti. Intanto dietro Cervioni sta cercando di non far scappare il gruppetto, anche perché sappiamo che se poi davanti tirano, spingono forte, diventano problemi per quelli dietro che devono e si trovano costretti ad inseguire. È un circuito dove ci sono possibilità di sorpasso, molto di più ad esempio rispetto a Varano, che è un circuito molto più lento. Siamo al meglio dei 3700 metri di percorrenza, l'abbiamo detto in fase di apertura. La lotta anche per la quarta posizione, in realtà non è una lotta per la quarta posizione, perché dalla quarta posizione può uscire fuori anche qualcuno che può provare a sprintare andando verso la prima. In realtà sono tutti quanti lì, molto vicini. Allunga la zampettina il buon Davide Bollani, quasi a cercare di respingere qualsiasi forma di attacco di Zannoni. È più vicino sicuramente Sorrenti a Zannoni di quanto non lo sia Zannoni a Bollani. Le posizioni, ecco, adesso inizia a crearsi una mini discrepanza, forse sono tre decimi, anzi vado col monitor dei tempi, sono quattro decimi e due. La distanza tra Bollani, tra Sorrenti, che sta provando ad attaccare Zannoni e Cervioni, ad esempio. Tra poco si trovano immessi nel contro rettilineo. E qui Bollani può provare a scappare, può provare a sfruttare la scia Zannoni. A sua volta sfrutta la scia Sorrenti, che a sua volta verrà preso in scia da Cervioni. E qui è un gioco di scia importantissimo, fondamentale. Andrea Sorrenti, intanto il fratellino di Mattia Sorrenti, che si trova impelagato nelle posizioni un po' più indietro, che effettua un buonissimo sorpasso. Bollani, Zannoni sempre lì davanti, alle spalle Sorrenti. Eccola qui l'inquadratura su Bollani, ancora sembra la fotocopia del primo giro, con Zannoni che quando termina quella chicane si francobolla, si mette quasi sul ruotone posteriore di Bollani, quasi a dirgli io ci sono, sono pronto, sono presente. E allora attenzione, perché Sorrenti di nuovo si fa minaccioso su Zannoni, con Zannoni che si cerca di avvicinare il più possibile a Bollani. È veramente un terzetto che si sta formando, però col fatto che Bollani non riesce a scappare. Eccoli lì che arrivano anche i magnifici quattro dietro, Cervioni, Aloisio che scattava dall'ottava e che si trova in quinta, ma che è dirimpettante. Zannoni è passato, Bollani anche Sorrenti, è andato un po' largo Bollani, scavalcato da Sorrenti e da Zannoni. Vediamo se tra poco c'è la replica. Avete visto come può cambiare tutto nell'arco nemmeno di un giro, ma di una curva. Zannoni si trova davanti, Sorrenti, Bollani ha quasi attaccato da Cervioni, che a sua volta è quasi attaccato da Aloisio, che alle spalle si trova con Virone e con Morri in competizione, in bagarre più totale. E allora adesso capiamo la potenza delle moto, soprattutto sul rettilineo, perché Zannoni prende un po' di spazio, ma adesso bisogna andare sul gioco delle scie. Attenzione, perché là dietro è bagarre piena, con Aloisio che addirittura prova a sferzare alle spalle di due piloti infilandosi, incastrandosi. Eccolo qua, Bollani su Sorrenti, lo passa, che prova a sua volta a scavalcare Zannoni. Sarebbe clamoroso il doppio sorpasso da parte di Bollani, e riesce effettivamente. Zannoni non ha una scia davanti e viene scavalcato da entrambi, con Sorrenti che prova ad entrare su Bollani e ci riesce. Sorpasso super di Mattia Sorrenti su Bollani, e a sua volta Bollani che scavalca Zannoni. Zannoni che all'inizio del rettilineo si trovava primo, che adesso si trova terzo, addirittura quasi quarto. Sì, è quarto, perché viene scavalcato ancora a sua volta da Cervioni. Incredibile quello che sta succedendo. Sorrenti si è messo davanti Bollani, Zannoni, Aloisio che dall'ottava è quarta, Cervioni anche qua dirompente alle spalle, prova a mettere paura, a spaventare quelli che ci sono dietro. Allora Longo che si accoda a questo gruppone in decima posizione, prova a scappare Sorrenti. Bollani cerca di tenerlo, fa un gesto un po' particolare, toccandosi il sedere. Non capisco quale fosse la motivazione. Adesso cerchiamo anche di capire in base a come va la gara. Non mi sembra avere minimamente problemi, intanto le telecamere vanno ad indugiare su Manuel Puzzo, che si trova ad inseguire il diretto contendente di fronte a sé. Sorrenti, Bollani, Aloisio che passa Zannoni. Sì, Aloisio passa Zannoni, occhio che Cervioni gli va largo, forse Morri che prova a scavalcare Zannoni. Aloisio in terza, super rimonta di Pietro Aloisio, che dall'ottava si trova in terza adesso e prova addirittura a sfidare Bollani con forza, con dirompenza. Forse è andato un po' troppo largo, e allora adesso vediamo se ne risiede, con Bollani che sta attaccato francobollato a Sorrenti, con alle spalle, mamma mia, Sorrenti scavalcato. Non ho capito se è Cervioni o se addirittura Aloisio. Gioco di scia, era Cervioni. Sì, gioco di scia. Bollani rientra
con la potenza della sua moto, un'altra volta ne scavalca due. Vediamo se chiude il doppio sorpasso. Sì, super doppio sorpasso di Davide Bollani su Cervioni e su Sorrenti. Aloisio Zannoni in piena bagarre adesso, totale difficoltà in questo momento per Giacomo Zannoni, che quasi va al contatto con Cervioni e Aloisio. Adesso sono impelagatissimi. Quando tra poco vedrete scattare l'app 5, io non ho più fiato. E si è formato adesso una coppia in solitaria, Bollani con Sorrenti davanti e dietro, tutti quanti gli altri piloti che fondamentalmente studiano, guardano, cercano di capire come di vincolarsi, come muoversi, come destreggiarsi. Andiamo ad esempio in on board con Andrea Longo, che si trova arretrato alle spalle di tutti, ma chissà perché no, non possa provare a puntare ad una posizione più importante. Sorrenti, scusatemi, Zannoni si trova terzo in questo momento, ma è proprio lui ad aprire questo codone di piloti che arriva fino alla decima posizione. Intanto le telecamere indugiano su Andrea Sorrenti, fratello di Mattia Sorrenti, che in questo momento è in bagarre totale, dirompente, importante, davanti con Super Davide Bollani, che riduce da un'ottima gara in quel di Varano. Sorrenti ha bisogno di punti, un bisogno disperato di punti. Zannoni intanto dietro, mentre indugiano le telecamere anche su Morri, che è salito in quarta posizione. In quinta c'è Cervioni, che sta cercando lo spunto, l'abbrivio più importante. Aloisio un po' calato, Aloisio che aveva fatto una rimonta super clamorosa e si trova in posizioni molto importanti. Adesso, ah no, adesso ha scavalcato Cervioni e si trova in quinta posizione. Va lungo un pochino Morri, a momenti Aloisio lo prende. Zannoni, che si trova in difficoltà totale su questo rettilineo, probabilmente la potenza della moto non lo aiuta, non lo agevola, e qualche volta è stato sorpassato. Abbiamo visto in precedenza Bollani, questa telecamera è davvero importante, ma non ci aiuta da questo punto di vista a riprendere le immagini. Allora andiamo su Manuel Puzzo, davanti Sorrenti con Bollani. Tra poco ultimano il quinto giro, entrano nel sesto e tra poco è bagarre totale. Lo sappiamo che i due sono molto amici, c'è grande rispetto, ma si stanno davvero dando delle belle botte in questa gara. Sesto giro che inizia. Bollani, Sorrenti, Zannoni, che per adesso riesce a tenere arretrati tutti gli altri. Gli altri due intanto adesso stanno iniziando a praticare un altro sport, viaggiano a 3.10, quasi 4, più veloci di tutti gli altri. Longo inquadrato in questo gruppetto di fondo. Sorrenti ancora non ha affondato il colpo, forse sta studiando dove sorpassare Bollani, anche perché le due moto vanno molto forte in rettilineo. E allora andiamo con Giacomo Zannoni, che è attardato di 1 secondo e 5, e adesso inizia a farsi sentire anche visivamente. Nel primo tratto Zannoni non ne ha più, vediamo se qualcuno prova a rientrare proprio su Giacomo Zannoni. Non vediamo alcuna moto in questo momento impilarsi, incastrarsi al suo fianco, vediamo soltanto Bollani e Sorrenti. Zannoni che ha preso un pochino di margine, ma un decimo e mezzo forse su Cervioni, che sta cercando di rientrare in tutte le maniere. Cervioni si sta tenendo magari il botto completo e totale per provare a rientrare proprio verso la fine della gara, quando mancano 4 giri, praticamente 3 e mezzo. Alla fine della gara affrontano il curvone Bollani e Sorrenti, che immette prima del controrettilineo. È lì che va particolarmente in difficoltà Zannoni, che non riesce a tenere alle spalle i piloti. Vediamo, qua sono molto vicini, Cervioni è vicino, chissà che non provi con il gioco delle scie a sfruttarlo. E anche Aloisio, le telecamere qui non ci aiutano perché vanno su Puzzo, che sta cercando una rimonta disperata nelle posizioni che gli competono. Lo ripetiamo e lo ripetiamo, per me ha detto è importante esserci, partecipare, eccolo lì. E infatti c'è stato il sorpasso di Cervioni su Zannoni. Aloisio addirittura prova ad entrare su Zannoni, vediamo se ci riesce, perché Zannoni non molla, rientra prima della chicane. Zannoni molla poi a un certo punto e lascia praticamente passare Aloisio. Lo lascia passare, settimo giro, e adesso sì che è complicata per Zannoni. Sto controllando lui perché era in terza e incredibilmente alla fine di quel contro rettilineo si trova quinto. Peccato per Giacomo, che comunque sta veramente dando tutto quello che ha. Cervioni, Aloisio, Zannoni davanti a Bollani, Sorrenti, che non mollano e anzi cercano di prendere un po' di strappo. Aloisio sta cercando di dare un bello strappo alla gara. Morri si sta facendo forte, incessante, incombente alle spalle di Zannoni, che deve tenere la posizione. Andrea Longo chiude questo lungo gruppetto che si è formato alle spalle a questo punto di Cervioni, che anzi di Aloisio, che è in terza posizione. Qui davanti Bollani, Sorrenti, Aloisio, Cervioni, Zannoni, Morri, con Morri che prova ad entrare, vediamo, ma non ci riesce perché Zannoni riesce a difendersi. Allora tra poco ci ritroviamo sul contro rettilineo e lì vediamo se di nuovo il gioco delle scie può farsi forte e importante.
per un po' per tutti quanti i piloti, mentre coi due lì davanti cavalcano l'onda. Gli altri due alle spalle, Aloisio e il buon Cervioni, continuano a controllarsi a vicenda, ma si stanno un po' staccando, si stanno formando tre microgruppi, i primi due, gli altri due che sono Aloisio e Cervioni, e poi da Zannoni allungo un po' tutti quanti gli altri piloti. Guardate come cercano di sfruttare i movimenti, le scie, un po' tutti i piloti. Zannoni, eccolo qua, che vede quei due davanti e qua forse si avvicina, forse si avvicina, dovrebbe fare uno staccatone per provare a passarli. È vicino qui Zannoni, molto vicino a Cervioni, mentre davanti Bollani, Sorrenti, vediamo se Sorrenti prova in qualche maniera adesso ad accelerare, forse ne ha bisogno perché tra poco entriamo nell'ottavo giro e a questo punto ne mancano due ed è fondamentale per Sorrenti arrivare a vincere questa gara. Vediamo se cerca l'attacco, mentre dietro Cervione, Luiso e Zannoni li ha ripresi, quindi Zannoni ne ha ancora per provare a puntare almeno al podio. Questa è la cosa più importante per lui in questo momento, continuare, cercare di serrare le fila. Bollani sfrutta tutto il cordolo che ha, chissà che non abbia perso qualcosina, e allora Sorrenti non sia minaccioso perché in questo momento non lo vediamo alle spalle. Aloisio ha preso di nuovo Cervioni con Zannoni dietro che sta diventando incombente anche lui. Sono dei tratti di pista dove Zannoni è vicinissimo, dei tratti dove un po' più lontano. Andrea Sorrenti, il fratello di Mattia, invischiato nelle posizioni di fondo, che sta provando in qualche maniera a rientrare, a studiare la situazione per cercare di avvicinarsi agli altri. Bollani, Sorrenti, Cervioni, Aloisio, Zannoni. Mamma mia alle spalle cosa stava succedendo. Adesso andiamo con le telecamere. Qualcuno quasi a momenti va nella via di fuga. E allora lì davanti è sempre bagarre totale con i due, e guardate l'inquadratura molto bella del Cremona Circuit con le tribune gremite per quanto riguarda questo spettacolo. 3700 metri di percorrenza, scorrono via via i piloti. Adesso sì che si è creata una bella discrepanza tra i vari piloti, eh? Adesso inizia a farsi sentire Puzzo con la 580, col suo motone che sta cercando di crearsi un pertugio, uno spazio per provare ad avvicinarsi al diretto contendente senza riuscirci quando siamo al giro 8. Eccoli qua, Sorrenti a passa, no, pensavo che fosse Sorrenti, scusatemi. Cervioni, la caduta di Morri, brutta caduta di Morri. L'importante è che sia in piedi, che si muova, e sì, Sorrenti ha passato Bollani. E allora attenzione, perché se c'è bandiera rossa a questo punto termina la gara con Sorrenti davanti, con Cervioni e Aloisio. Incredibile la caduta rovinosa di Morri. Vediamo, se vediamo spuntare una bandiera rossa allora vuol dire che è finita la gara, eh? E attenzione perché potrebbe proliferarsi proprio tutto questo con la vittoria pazzesca se sarebbe di Sorrenti, che ha scavalcato Bollani praticamente all'ultima curva con la bandiera rossa. E sì, finisce qui, bandiera rossa, vince Sorrenti, secondo Bollani clamoroso, terzo Cervioni, sfortunatissimo Davide Bollani che ha controllato tutta la gara, vince ad ogni modo Sorrenti, Bollani, terzo Cervioni.